È un impietoso spareggio salvezza il derby dello Stretto che va in scena a Granillo, dove la Regina è ancora secco di vittorie nel 2007. Chi perde è un passo dalla Serie B, lo sa bene il Messina in caduta libera dopo un eccellente inizio di campionato che aveva fatto balenare ai siciliani la possibilità di una salvezza tranquilla. Mazzarri opta per una formazione con spiccata propensione offensiva, un 3-4-2-1 con Foggia e Moruso alle spalle di Bianchi. Giordano presenta invece un 4-4-2 con Riganò accanto a Bakayoko in attacco. Dopo una partenza aggressiva del Messina, la Regina si affaccia nella metà campo avversaria al nono. Giuliano mette giù Bianchi e Rizzoli accorda il calcio di punizione. Il tiro di Mesto si infrange sulla barriera, dalle retrovie sbuca Lucarelli che esplode un sinistro potente ma centrale. Paoletti non si fa sorprendere. Ma al secondo tentativo i calabresi sfondano. Al tredicesimo un tiro da fuori di Amoruso deviato diventa un assist per Amerini. Sul suo diagonale Paoletti fa quel che può e respinge sui piedi di Bianchi, lasciato inspiegabilmente libero dalla difesa siciliana. Facile infilare l'1-0 e il suo 17° gol in campionato. Al primo assalto, su azione manovrata, la Regina è già in vantaggio, ma vi raccomandiamo il piazzamento della retroguardia messinese. Prova a replicare Bakayoko con una bella iniziativa personale al 19°. Buona la finta che fa fuori il difensore, decisamente da dimenticare, la conclusione sbilenca in curva. Al 26° su un cross dalla destra, Riganò finisce a terra in un contatto a centro area con Lanzaro, che per la verità non sembra così colpevole. Va invece per Rizzoli che concede la massima punizione scatenando la veemente reazione degli Amaranto. Sul dischetto va lo stesso Riganò che fa 1-1, festeggia in modo un po' troppo beffardo beccandosi il cartellino giallo. Il primo tempo si conclude in parità. La ripresa si apre con un tiro di Bakayoko al quarto che passa lontano dalla porta difesa da Campagnolo. Al quinto Foggia se ne va in percussione, resiste un paio di cariche, apre per Mesto il cui cross viene controllato da Paoletti. Al settimo una frustata improvvisa di Masiello costringe Campagnolo a salvarsi in calcio d'angolo. Gli Amaranto spingono sull'acceleratore, cercano la manovra da girare la difesa siciliana. L'azione parte da Foggia, la palla passa da Bianchi e arriva a Mesto. Il cross immediato per la testa di Amoruso che anticipa Zanchi sul primo palo e brucia Paoletti. Bella l'azione della Regina sia in fase di impostazione, sia di rifinitura, sia conclusiva. E Mazzarri festeggia alla sua maniera il nuovo vantaggio al nono minuto. Al 12° bella iniziativa di Candelà che se ne va, alza la testa, pesca Riganò che batte Campagnolo, ma giustamente Rizzoli annulla per un chiaro fuorigioco dell'attaccante di Lipari. Al 18° Amerini mette in mezzo dalla destra, la girata al volo di Mesto è centrale e Paoletti non si lascia sorprendere. Il Messina è alle corde e la Regina preme sull'acceleratore. Un lungo cross pesca Amoruso in mezzo all'area, Morello lo mette giù. Rizzoli ci pensa un attimo e poi assegna il calcio di rigore, accompagnandolo con l'espulsione del difensore giallorosso per aver interrotto una chiara occasione da gol. Dagli 11 metri lo stesso Amoruso firma il 3-1 e la doppietta personale, oltre che l'11° centro stagionale. Al 35° c'è uno scontro a centrocampo tra Giallombardo e Amerini. Rizzoli vede tutto ed espelle per proteste il panchinaro del Messina ad Aversa. Per la Regina questo risultato è un passo forse decisivo verso la salvezza, per il Messina un altro passo forse decisivo verso la Serie B.